A Pesaro, sabato 9 luglio, tornano a sfilare le stelle per CNA Idee in Moda, una serata all'insegna del fashion e della moda donna voluta dalla CNA di Pesaro Urbino per promuovere il settore del tessile abbigliamento, comparto importante e da tempo in difficoltà. A presentare l'edizione del decennale per la sesta volta, l'inossidabile signora della moda, Jo Squillo, conduttrice sulle reti Mediaset del seguitissimo programma TV Moda. Le star di quest'anno che sfileranno sulla passerella sono Martina Colombari, Cecilia Rodriguez, Michela Quattrociocche e Clarissa Marchese. 10 anni di questa kermesse partita quasi per gioco ed ora conosciuta in tutto il mondo grazie alle reti Mediaset e Sky e alla TV della Bielorussia. Un compleanno importante, si festeggia il nostro primo anniversario, 10 anni, una bellissima soddisfazione, soprattutto un grande orgoglio, perché non si arriva alla 10ª edizione di un evento così importante se non c'è all'interno di questo evento tanta qualità, tanto lavoro, tanta dedizione, tanta passione e soprattutto tanta voglia di far bene per gli imprenditori della moda. Questo è un settore che storicamente ha dato tantissimo al nostro territorio, da troppi anni in difficoltà. Il progetto CNA Idee in Moda nasce proprio per fare qualcosa davvero per sostenere questi imprenditori. Loro fanno già un prodotto straordinario, a noi il compito di veicolarlo a livello nazionale ed internazionale per dargli la possibilità di avere mercati sempre nuovi, mercati sempre più importanti per loro, perché il solo mercato interno sta diventando troppo poco e metterebbe le loro aziende in grandissime difficoltà. A sottolineare l'importanza di questa edizione anche il cambio di location, che non sarà più la Piazza del Popolo ad ospitare l'evento, ma il rinnovato e tanto discusso scenario di Piazzale della Libertà, il cui progetto scenografico ingloberà la splendida Palla di Pomodoro. L'evento immagine della nostra città, ha sottolineato il sindaco di Pesaro in conferenza stampa, è da sempre il risultato dell'impegno del territorio per rilanciare l'economia attraverso servizi e turismo. In questa sfilata avremo tanta bellezza, ovviamente le ragazze e i ragazzi che sfileranno, ma soprattutto gli indumenti, i gioielli che porteranno addosso, che sono il frutto dell'ingegno, della fatica di tante imprese del nostro territorio che nonostante tutto lavorano, esportano e portano l'immagine delle marche in giro per il mondo. Quindi un grande grazie alla CNA che per 10 anni concede alla città di Pesaro questa bellissima manifestazione, che quest'anno credo avrà una valenza in più perché, come è stato detto, verrà sviluppata nella Piazza del Mare, che finalmente Pesaro ha, Piazza della Libertà, intorno alla Sfera di Pomodoro, e quindi andrà a valorizzare anche un investimento molto importante che abbiamo fatto per rendere la nostra città sempre più attraente, sempre più accogliente. Quindi grazie veramente alla CNA e complimenti per questa bellissima occasione per tutta la Regione Marche.